Non esiste solo ChatGPT, lo sapevate? Ci sono una marea di IA. Google, Microsoft stanno lavorando a diverse IA. Andiamo a scoprirle. Iniziamo col capire cos'è ChatGPT. Il ChatGPT di OpenAI è un software applicativo progettato per imitare le conversazioni umane in base alle domande che noi facciamo, creando una conversazione fra di noi simile a quella degli esseri umani. Sappiamo che ChatGPT è disponibile in versione gratuita già dal 30 novembre. Dietro a questo bot c'è un sistema di apprendimento automatico. Questo sistema è in grado di simulare un dialogo, rispondere ad ulteriori domande, ammettere errori, può creare dei codici sorgenti, contestare anche dei ragionamenti errati e rifiutare richieste inappropriate. Non so se lo sapete, ma uno degli ex fondatori di OpenAI è Elon Musk, che lasciò la società nel 2018 perché voleva seguire altri progetti. E qui mi chiedo se ha fatto bene o no. Fatto sta che ha donato 10 milioni di dollari alla società OpenAI. Come vi dicevo, non esiste solo ChatGPT come intelligenza artificiale. Un'altra IA che è in grado di creare delle immagini inedite e astratte tramite una descrizione testuale molto semplice è Midjourney. Ma non esiste solo questa, ci sono altre IA simili come DALL-E di OpenAI e Imagen di Google. Ma torniamo a noi. Con Midjourney possiamo scrivere, ad esempio, un cavallo con le ali, oppure un cavallo che cammina sulla Luna in sella ad un astronauta. E questa intelligenza artificiale ti realizza quattro immagini o interpretazioni più simili possibili alla tua richiesta. Esiste un'ampia community dietro questo progetto e sul web potete trovare un sito internet chiamato Promptomania, che ti consente di compilare dei prompt molto efficaci, praticamente un'ampia libreria piena di parametri che si aggiorna di volta in volta, permettendoti di creare delle immagini artistiche. Ma non solo questo, oltre a ricevere il prompt di comandi, avete la possibilità di inserire il colore che volete, a che anno fare riferimento, se presente, futuro o passato, e in pochi secondi vi si crea lo script da copiare e incollare su Midjourney. Voglio fare una premessa: su questo video non voglio approfondire una singola IA su come registrarsi o come utilizzarla. Voglio fare un approfondimento dei vari bot che ci sono attualmente e di quelli che ci saranno in futuro. Anche Google sta puntando sull'intelligenza artificiale ed è una cosa molto rara vedere i fondatori di Google partecipare alle riunioni allertandosi del successo che sta ottenendo ChatGPT e volendo accelerare i tempi di realizzazione delle loro IA. Sì, esatto, hanno in cantiere diverse IA e le vogliono presentare quest'anno. Uno dei principali chatbot che vogliono fare è proprio quello integrato nel loro motore di ricerca. Come sta facendo ChatGPT, questa IA dovrebbe rispondere alle domande e dare informazioni in modo più naturale possibile alla risposta che darebbe un umano. Esistono altri prodotti che stanno testando e sono quelli per la casa intelligente, assistenti virtuali e una tecnologia di riconoscimento facciale. Come accennato prima, uno dei prodotti che presenteranno alla conferenza di maggio è proprio Image Generation Studio, che è molto simile a Midjourney. Poi ci sarà un aggiornamento sull'AI Test Kitchen, che è un'app in cui le persone possono conoscere, sperimentare e fornire feedback sulla tecnologia. Praticamente è simile a una vera cucina di prova, questa utilizza un'intelligenza artificiale che servirà a una seria rotazione di progetti sperimentali. Se volete trovate un'app su Android per chi vuole scaricarsela. E non abbiamo finito, sempre in cantiere Google sta realizzando un prodotto chiamato Beauty Try On. Praticamente è un'app che sfrutta il riconoscimento facciale per fare provare i prodotti online in tempo reale. Possono essere prodotti bellezza, vestiario, borse, eccetera. Poi ci saranno delle funzioni anche dedicate a YouTube, utilizzando sempre un'intelligenza artificiale. Inoltre YouTube è anche nel campo medico, sta sfruttando l'IA con diverse aziende e università.
Inoltre ha sviluppato un'IA che tramite delle immagini satellitari riesce a rilevare i confini degli incendi in tempo reale, mostrando la loro posizione nel motore di ricerca e anche su Google Maps, oppure anche inondazioni. Stanno aiutando anche milioni di persone che a causa di diverse patologie non riescono a parlare. Tramite un'applicazione, descrivendo il testo, ci sarà un assistente vocale che li aiuta a comunicare. Ce ne sono un sacco, addirittura c'è un'IA che ti aiuta a identificare le infestazioni dei parassiti e far utilizzare il metodo migliore per sbarazzarsene. Per finire, Google sta implementando sempre di più l'IA sul loro cloud per svariati progetti. Non mi voglio dilungare per non annoiarvi. Vi ho solo detto questo solo per dirvi che, dato che ultimamente si sta parlando solo di ChatGPT, non esiste solo OpenAI. Oltre a Google c'è anche la stessa Microsoft che sta facendo molti progetti interessanti che ora voglio farvi conoscere. Ovviamente stiamo parlando di Microsoft Azure, che offre una serie di servizi di intelligenza artificiale, tra cui Azure Cognitive Service, Azure Machine Learning, Azure Databricks, Azure Bot Service. Praticamente sono strumenti e ambienti per il machine learning. Sono servizi che partono dall'aggiunta di funzionalità di elaborazione del linguaggio vocale, della visione artificiale, sono modelli di apprendimento automatico, possono analizzare dati, ci sono dei chatbot in cui c'è la possibilità di creare dei modelli di apprendimento automatico senza scrivere un codice. Ovviamente queste IA servono solo per facilitare i processi agli sviluppatori. Un'IA che Microsoft sta lavorando da tempo, dove viene addestrato un modello di linguaggio di codec neurale, si chiama WALL-E. Praticamente utilizzano dei codici derivati da un modello di codec audio neurale standard. Da quello che viene descritto, nella fase iniziale i dati di formazione arrivano fino a 60.000 ore di parlato in inglese, che è centinaia di volte più grande dei sistemi già esistenti. WALL-E ha la facoltà di apprendere in un contesto creando e sintetizzando dei discorsi in maniera naturale con soli 3 secondi di registrazione da parte di un oratore. Beh, come vedete non esiste solo ChatGPT, vi ho fatto vedere alcuni colossi tra cui Microsoft e Google che stanno lavorando a dei progetti molto ambiziosi. E vi ricordo che Microsoft, oltre ai suoi progetti, sta anche investendo proprio sulla stessa ChatGPT, che con la versione 4.0 dovrebbe essere centinaia di volte più potente della versione 3 e vorrebbe detenere, da quello che si legge in rete, circa il 50% della loro proprietà. Siamo solo all'inizio di una grande evoluzione. Se ci saranno ulteriori aggiornamenti, magari vi farò un video dedicato ulteriore. Magari sullo specifico, senza star là a generalizzare sulle varie IA che ci sono attualmente. Se vi è piaciuto questo video, ricordatevi di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanellina. Se vi è piaciuto questo video, lo avete trovato interessante, scrivetemelo pure qui sotto nei commenti, magari farò ulteriori video a riguardo di IA. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanellina, di mettermi un like per supportare questo canale. Bene, spero che vi sia piaciuto anche questo video e per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo. Ciao!